dottoressa Adriana Poliseno, parliamo anche di psiche, anima e corpo e del sistema fasciale per un lavoro integrato corpo, mente e emozione. Ma io partirei proprio da una osservazione, da uomo della strada, del pubblico di questo meeting nazionale SIMEB. Molto spesso ci si accorge che c'è anche un'anima dietro a molti disturbi del corpo. Però dobbiamo ricordare che dietro, o meglio, intorno a un'anima c'è un corpo che quindi ha bisogno di avere coscienza di sé, delle proprie potenzialità ma anche dei propri problemi. Sì, infatti è molto bella questa domanda e la ringrazio, perché avere un corpo significa anche avere delle strutture fisiologiche come i muscoli, come il sistema fasciale, avere degli organi e avere anche un sistema percettivo che ci connette, per cui sì, siamo corpo ma siamo anche delle funzioni fisiologiche che connettono il corpo, e in relazione a come questi processi portano avanti la loro integrazione, i loro messaggi, abbiamo la possibilità anche di esprimere il messaggio della nostra anima, che poi è un'anima biologica che è intrinseca nel nostro corpo. Certamente, un'anima che ha bisogno di esprimersi, che vede appunto nelle nostre sembianze, nella nostra pelle, nel nostro essere quotidiano poi anche una sua espressione. Come si può agire recuperando appunto quella che è proprio una fisicità del rapporto anche con il paziente? Il paziente non è più distaccato su un lettino a parlare dei suoi accadimenti, così come è nell'immaginario collettivo, ma invece viene in qualche modo proprio toccato, manipolato, sentito, c'è uno scambio proprio fisico. Chiaramente per la figura professionale che può svolgere questo, sì, c'è la possibilità di poter lavorare proprio sulla struttura fisica attraverso i muscoli, per cui attraverso il movimento corporeo, con esercizi specifici, per esempio, che interessano anche la struttura fasciale, non soltanto i muscoli, e poi anche attraverso quelle che possono essere delle manualità proprio di massaggio miofasciale. Ma poi ci sono anche professionisti che non possono arrivare al lavoro diretto sul corpo, per cui lo possono fare attraverso un'osservazione, cioè osservare quelle strutture che connettono il corpo con l'energia, con la mente e con la psiche, con le emozioni, e comprendere se eventualmente c'è bisogno di fare degli invii a professionisti che sono più specializzati a un contatto diretto sul corpo. Parliamo della struttura fasciale, lo abbiamo seguito nella relazione, ma per le persone che sono a casa che vorrebbero individuarla magari da un punto di vista proprio fisico, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una struttura intanto biologica, una struttura che si origina dal tessuto connettivale e che connette le nostre strutture muscolari, osso, muscolo, organi, tendini, visceri e pelle, per cui parliamo di un sistema che è abbastanza complesso, composto da vari tipi di cellule, e che, tra cui anche cellule e fibre nervose, che connettono appunto i vari tessuti tra di loro portando queste informazioni sensoriali. Oggi la fascia infatti è definita anche un organo sensoriale grazie alla presenza di terminazioni nervose libere, dette fibre C, che sono particolarmente sensibili soprattutto ai messaggi interoccettivi. Come individuarla? In realtà, essendo una struttura biologica, dall'esterno non la possiamo individuare, però possiamo comprendere quando abbiamo delle problematiche che interessano la fascia, quando abbiamo appunto dei dolori, dei muscoli contratti, oppure una minor percezione del nostro corpo, dei disagi fisici che non ci fanno sentire, come dire, a casa nostra, nel nostro corpo. Un'ultima domanda: quali sono gli esempi più semplici anche o più ricorrenti dell'utilità di questo tipo di attenzione e anche di approfondimento? Beh, intanto tutto questo abbraccia tutte quelle che sono le problematiche somatiche, che può essere dal mal di testa, dal reflusso, appunto le tensioni muscolari, l'emotività, la disregolazione anche emotiva, cioè essere troppo reattivi di fronte a una condizione di stress, a volte dovuta proprio a questa incapacità da parte del corpo di integrare le informazioni che arrivano dall'ambiente con le nostre informazioni invece dell'ambiente interno, e poter sviluppare una maggiore capacità di autoregolazione verso le informazioni dell'ambiente esterno, no? Per cui di fronte alle nostre emozioni, per cui questa può essere anche un'altra delle motivazioni per cui lavorare sul sistema fasciale, a parte tutti quei dolori muscolari che dipendono da un'infiammazione cronica.
con il dottor Giorgio Terziani. Dunque, si parla di ossigeno, questo elemento che in natura è presente ovunque. Da un punto di vista medico spesso ci accorgiamo della sua necessità quando stiamo veramente male. Però c'è la possibilità, diciamo, in tutta la vita di avere enormi vantaggi dal conoscerlo e anche dal utilizzarlo. Beh, assolutamente sì, l'ossigeno è la fonte di vita, è la nostra capacità che abbiamo di far produrre energia a livello cellulare. Le nostre cellule funzionano con l'apporto di ossigeno e idrogeno, quindi quello che mangiamo e quello che respiriamo. Oggi purtroppo la carenza di ossigeno viene sottovalutata, perché la carenza di ossigeno provoca acidosi, l'acidosi provoca lo stress ossidativo provoca infiammazione, questo può diventare una malattia cronica magari, perché o non si utilizza l'ossigeno o non abbiamo ossigeno a disposizione. Ecco che lavorare sul mitocondrio e sul supporto di ossigeno attraverso la nutraceutica, per esempio il Cellfood è uno dei prodotti più importanti al mondo con ricerca scientifica pubblicata, che permette di aumentare l'ossigenazione a livello cellulare. Non dobbiamo poi sottovalutare l'aspetto epigenetico, dei fattori che danneggiano le nostre cellule, che sono utili alle nostre cellule. E ancora una volta, cosa stiamo facendo per combattere l'inquinamento che poi danneggia il consumo di ossigeno, ci intossica progressivamente? Ecco, oggi dobbiamo avere una visione a 360 gradi, soprattutto lavorare sulla salute dei padri e delle madri prima del concepimento, lavorare su una formazione adeguata nel mondo medico-scientifico, e questi eventi organizzati proprio dalla società, della SIMB, ma soprattutto da Franco Mastrodonato e Giovanni Occhionero e tutto lo staff, penso che sia qualcosa di importante per portare al medico e nella pratica clinica, in un approccio integrato, innovazione ma soprattutto prevenzione, perché prevenire è meglio che curare. Ecco, lei ha portato anche molti studi, è importante soffermarsi anche su quello che la letteratura, gli studi che vengono poi effettuati ci danno come input, ma anche come conferma di quello che in qualche modo stiamo dicendo e proponendo. Sì, assolutamente, questo è stato un sogno partito 25 anni fa, quest'anno facciamo 25 anni, e la prima cosa che mi sono detto, ho detto sì, funziona da un punto di vista clinico, ma se non lo dimostri da un punto di vista scientifico poi rimane tutto sì, forse, no? Testimonianze. È importante incominciare anche a lavorare sulla nutraceutica per una direi per qualificare, per dare dignità all'importanza della nutraceutica, fare ricerca scientifica. La nutraceutica nell'apporto di ossigeno è stata studiata con questo nutraceutico che si chiama Deutrosulfazim e Cellfood, è stato studiato dall'Università di Milano, San Raffaele di Milano, Università di Urbino, Istituto Muri Regenera di Roma, dimostrando in modo indipendente l'attività antiossidante 30 volte più elevata del plasma umano e la capacità proprio di attivare i mitocondri. Se noi attiviamo i mitocondri, diamo ossigeno, con ricerca scientifica che dimostra questo, noi riusciamo a fare una grande, direi, opera di prevenzione, perché noi siamo fatti di cellule, 100.000 miliardi di cellule, e dobbiamo lavorare prima di tutto a livello cellulare, perché dalla cellula andiamo all'organo e dall'organo poi ci ammaliamo. Lì dobbiamo fare prevenzione, ma soprattutto nella salute dei padri e delle madri prima del concepimento, perché le malattie sono dovute a un reale rischio congenito, linea materna, disfunzione mitocondriale. Quindi dobbiamo occuparci delle cellule, e questo è, penso, il nostro sogno che dobbiamo portare avanti insieme, perché quando noi ci uniamo diventiamo più forti, e questo fa la differenza.